Sono giovani, anzi giovanissime, le speranze della nuova imprenditoria umbra. A Todi, 16 scolaresche da tutta la regione hanno messo a confronto le loro idee e invenzioni elaborate in classe insieme agli insegnanti e ne sono venute fuori proposte sorprendenti, alcune addirittura pronte a conquistare i mercati. Ci spiega tutto Paolo Raffaelli. Abbiamo inventato un prodotto che è un braccialetto che conciliasse la tradizione del merletto di Orvieto sotto la tecnica del merletto d'Irlanda con un prodotto trendy adatto a una clientela sia di giovani che di persone più adulte. Sono stati loro a vincere il premio per il miglior giovane progetto di impresa dell'Umbria, l'Istituto Scientifico e Tecnico Maitani di Orvieto con Orvielletto, il braccialino trendy, e loro andranno a Milano per partecipare all'evento nazionale Biz Factory. Orvielletto è uno dei progetti di apprendistato d'impresa in mostra a Todi nel chiostro del liceo Jacopone. 16 scuole umbre, 8 per ciascuna provincia, che hanno dato vita all'edizione 2017 della Fiera regionale Impresa in Azione, presentando altrettante piccole start-up che spaziano dal tessile all'ambiente, dalla moda alle costruzioni, dalla cosmetica al riciclo dei materiali, dai trasporti ai beni culturali e al cioccolato. Veri progetti d'impresa in erba. Il nostro prodotto è stato confezionato con una carta compostabile che quindi è completamente biodegradabile poiché vogliamo ripartire a impatto zero con l'ambiente. È un prodotto riciclabile, può essere un punto di inizio per un futuro, partendo dal passato, perché questi sono tutti la stessa pianta, lo stesso prodotto che utilizzavano i nostri nonni, i nostri bisnonni per produrre lenzuola, abiti o comunque sia utensili o cose per la casa, mentre noi lo vogliamo sfruttare per anche le imprese future. Promotori di Impresa in Azione, l'associazione JA e le due Camere di Commercio di Perugia e di Terni, la Fiera delle Idee Tuterte è la tappa umbra di un evento nazionale che coinvolge 18.000 studenti di 800 classi che hanno proposto 750 microprogetti di impresa. I ragazzi del Maitani di Orvieto parteciperanno alla Fiera Nazionale che si svolgerà a Milano il 5 e 6 giugno. Confermano che c'è vita e che forse non basta, oppure è proprio inutile frequentare il calcetto, anche darsi da fare a scuola può essere un'occasione per costruirsi il proprio futuro.